dai, iniziamo. Allora, quindi avete deciso di andare a fare spese a Vuldrin, giusto? Sì. Vurnin. Io volevo fare però qualche domandina alla nostra cara guida. Se Esplode. era Fai qualsiasi possibile, domanda tu Master. voglia. Allora, per strada praticamente vi chiedo un po' di informazioni, così visto che lei ci ha fatto una marea di domande, vi chiedo effettivamente se sa come mai c'è stata la guerra in passato tra umani e centauri, ad esempio. Se si sa il perché. Si sa benissimo il perché. Perché lei è arrivata a Baba Yaga, che ha creato una serie di dungeon misteriosi in cui nessuno ci può entrare. E praticamente una parte dei centauri, diciamo, aveva deciso di allearsi con umani e con i giganti di ghiaccio perché voleva il potere di Baba Yaga tutto per sé. Quindi, mentre la guerra non è soltanto centauri e umani, ma i centauri, umani, giganti di ghiaccio e altri centauri. Perfetto. E loro fanno parte dei centauri che invece sono rimasti Sì. distaccati. Cioè, nella mia mente penso, ma tutto sto casino, ma non si poteva vivere tutti assieme, vaffanculo. Ma io gli dico, ma non potevate continuare a vivere come avete sempre Noi lo fatto e basta? Perché facciamo. gli altri hanno voluto fare questo, cioè dopo tutto, guarda, Aspetta, io e gli altri veniamo comunque da time riprendi skip, ripeti anzi. riprendi Ah, fiato. scusami. Stava frizzando. ragazzi, internet è Che quello che fa cagare. crollante. Praticamente quello che mi sono dimenticato, Eccoci. che ad esempio noi veniamo diciamo da città, almeno la maggioranza di noi, da città che sono, diciamo, non hanno problemi con altre razze. Ad esempio, guarda Com'è? me, guarda lui, Lui chi? Sì. Lui chi? tu, Lui il, chi? e indico il mezzorco, poi indico il nano. Vediamo la città, che sono piene di tantissime razze. Quindi non capisco perché combattere per un territorio che poi è così vasto. Non è per il territorio, è per il potere. Scusami, ma non. Baba Yaga è fortissima. Cioè, c'è potere per chiunque. Non capisco perché combattere. Secondo te lo so io. Lei ha No, è letteralmente che lei 20 anni. così. Cioè. No, lo so, magari qualcosa si Non è che è sapeva di donna questo vissuta potere. dell'est. Capisco, capisco. Beh, speriamo che in futuro la questione si possa risolvere. Magari voi ci potreste dare una mano. Beh, intanto dobbiamo liberare un certo posto da esseri immondi di altri piani che non dovrebbero stare qui, quindi. Quindi siete per partire all'avventura, vedi che inizia a trottarellare. Posso venire Sì, con voi? la guardo, Master. Così a guardarla, quanto mi sembra in grado. Quanto ti sembra in grado? Allora. Sembra abbastanza capace di quello che sa fare, cioè è abbastanza sicura di quello che fa. Però, diciamolo tu, un centauro non l'hai mai visto combattere, quindi effettivamente non sai quanto possa essere forte. Però, diciamo che le sue abilità in battaglia potrebbero non essere un granché. Sì, cioè, più che altro ad esempio l'abbiamo visto usare un arco e noi come esempio abbiamo Caleb. Come, scusa? L'altro c'è del gruppo. Allora, Quindi se faccio un a livello confronto. di metagame, il suo arco lungo è un più 12 più 7. Invece la sua spada lunga è un più 10 più 5.
E c'ho due colpi di zoccoli. E basta. Cioè, questo è il. Sì, vabbè, che se... Sì, ho capito, ho capito. Vabbè, dai. Dico, guarda, abbiamo bisogno di alleati, ma alleati potenti. Non so se... Cioè, non voglio rischiare la tua vita, soprattutto perché mi sembri particolarmente giovane. La finisci così, abbassa un pochino la testa, un po' delusa. Però vi posso comunque accompagnare. Vi prometto che non vi starò tra i piedi. Tra gli zoccoli. Beh, intanto per adesso ci stai accompagnando. Poi comunque tuo padre... era suo padre, Sì. sì. Sì, ok, scusatemi, la prendiamo di lapsus. Intanto tuo padre, insomma, noi lo aiuteremo, spero che lui aiuti noi e quindi vedremo come finirà. Magari potrei chiedere a lui di accompagnarlo. Vuoi chiedere a capo villaggio di accompagnarti all'interno? Sul serio? Vuoi Cosa? davvero? No, sto parlando... No, dove? All'interno All'interno di di che cosa? dungeon? Di artrosa? Ah. No, no, io sto parlando, siccome siamo venuti a cercare alleati, in generale Ah, ok. alleati, poi non so che cazzo ancora dobbiamo fare, perciò stiamo cercando alleati potenti, siamo qui per Ok. questo. È il capo di una tribù di centauri, nella mia testa dovrebbe essere comunque un alleato Sì. potente. Se non è proprio potere lui del singolo, è potere del gruppo. Quindi, cioè, Voglio. comunque. Il corona. Poi, ecco, a posto. Quindi, dal mio punto di vista, cioè, almeno parto da questo. Poi non so se più avanti troveremo qualcun altro, però per adesso, intanto, non siamo da Tu soli in considera che questo. quando Turian ha visto il capovillaggio sta presente. Avete presente il meme del nero, quello che si... dietro all'albero che si strofina le mani e si lecca il labbro? Uguale era quando ha visto il capovillaggio. Per via Ok. del martello dell'armatura. Ok, va bene. Comunque, insomma, magari potrei, se tuo padre poi accetterà di aiutarci, magari potrei chiedere a lui di accompagnarlo, magari, non lo so. Chi lo sa, bisogna vedere come finirà questa storia. Sì, infatti dobbiamo ancora attaccare quel posto a nord. Dove c'è la strega? Comunque, chiacchierando, chiacchierando, arrivate comunque a Vurnin. Ada va dall'apotecario e si carica. Vede lo zaino strapieno di... Oddio, effettivamente potrebbe servire una bag of holding, anche se in realtà il peso non lo contiamo, però per un attimo di senso direi che ci starebbe, però. Sì, effettivamente. Cioè, io tiro su un botto, ma proprio Io un botto. intanto mi compro. Cioè, io tiro su, vabbè, 266, porca miseria, ma perché? Ce li ho in cazzo di, quei cazzo di Dai, cose che non prendo mi una ricordo decina mai. di pozioni io. Di cure ferite Perfetto. serie. Io normalmente posso fare qualcosa, Sì. giusto? Voglio Ok, stalkerare un attimino il e devi tornare un attimo capovillaggio. indietro. Era quello Dove nel campo. cammino un attimino. stava quelle pozioni di cura ferite serie? Così lo correggo anche con gravi almeno. domanda, io adesso non mi ricordo come cazzo funzionano le bacchette adesso. Ma io ho una pozione di Spider Climb. Bella. Da Vabbè, quando? Credo che te l'abbia data dai, io. le segno. Tra l'altro c'ho Ho detto scritto, le segno piglia. Ho nella borsa direttamente detto mia. scritto in parte Spider Barb. detto pigliala tu. Ok, Ok. una... Oh God. Ok. Cure ferite gravi. Sono 3 di 8. E nelle pozioni c'è soltanto i 3 di 8, giusto? Non c'è il bonus del dado. C'è il bonus. No, solo per la spell sta quella. Credo, no, se mi ricordo bene, tipo 3 di 8 più un Sì, ma livello. quella è O per solamente la per curare la spell. spell. Grazie. Vabbè, dai, fa niente. 3 di 8. Allora, però non so se c'è.
Le bacchette possono essere al massimo di livello 3, se non Sì. sbaglio, vero? Quindi non posso farla di... No, fino a livello 4. Una novità quella. Allora puoi fare cura ferita. No, stavo pensando di farla di una bacchetta perché così non ho bisogno della prova per usarla. Una bacchetta di Celestial Healing. Ok. Però costa un botto. Già una bacchetta di terzo costa 11k. Io c'ho soltanto 16k. No, aspetta, devo togliere ancora. Quanto cavolo costava la pozione? Aspetta un attimo. Allora, è di livello 4 da Chierico, Mago, Sorcerer, Summoner, Witch. Quindi potrei farla da Chierico. Mi costerebbe 21. Quella del Gritter costa 21. Madonna. Però sarebbe da però 7, quindi sarebbero 3 round in cui hai Fast Healing 4. No, non conviene. Non conviene proprio. Certo, sono 50 cariche, è una roba che fai off combat. È una roba che fai off combat, non sarebbe male. Però i soldi io da solo non ce li ho. Aspetta che io non sto riuscendo a capire quanto cavolo costa la pozione. Eh sì. Pozione? Scusami. Potion, Ah, che bello non avere scuola. La Eccola, più pozione 6. Sì, costa, è una pozione di terzo? 7,50 l'una. Ho speso 7,500. Sì, 750 se della Sì, lista del ok. chierico, druido, Allora, mago. sto 8,500. Scusa, ma perché la pozione degli stregoni costa 900? Che cazzo, perché? Hanno la stessa lista Ah, del boh. mago. Se la fanno pagare di più perché sono più belli, che cazzo ne so. Ma che cazzo... Ah, perché... So perché. Perché la pozione da stregone ha un livello in più di caster Ah, level. ok. Perché lo stregone, perché sono sempre al minimo di caster level, no? In cui tu lanci la magia. Quindi se è un incantesimo di terzo, allora la pozione, se la lancia un mago, è un mago di quinto. Se la lancia uno stregone, è un incantesimo di sesto. Quindi a livello incantatore più alto di 1. Tu paghi il livello incantatore. Che bastardi che sono. A te frega un cazzo in realtà, perché non c'è l'oracolo, quindi. Oddio, potresti fare che l'oracolo è come lo stregone, quindi lanciarlo. E quindi comprarla a 900 e ti cura un punto ferita in più a botta. Però non so quanto ti convenga. Ok, dai. Iniziamo. E quindi che cazzo compriamo noi però? Aspetta, dobbiamo fare spesa. Ragazzi, la bacchetta serve a tutto il gruppo. La Io prendiamo o c'ho la solo prendiamo? 8.500. Cioè, in realtà dovrei aggiornare con... Allora, io c'ho... Quante che avevamo Quello preso? del level up, infatti, non l'ho guardato proprio, mi sono dimenticato. Però... Ah, ecco. Cazzo, manco io ho toccato, vabbè. Io Manco c'ho 9.287. io adesso ho 3.500. Beh dai, te li do io i miei 8.500. Ok, me ne mancano. Allora, se sono 9.287, aspetta un attimo, cazzo di calcolatrice. Guarda che se non andato è già mezz'ora. Lo so. Vabbè. 9.287 C'è pezzi da sentire a tagliare. più 8.500. Siamo a 17.787, ragazzi. Me ne mancano 4.000, no, meno. 3.003. Io c'ho 3.500.
Li dai tu? Cioè, è tutto quello che ho. Nano? Cioè, tipo, ti posso dare qualcosa. Quanto hai tu, nano? Sto controllando. Cioè, vabbè, sarebbero 3.500, cioè, più quello. Sono, ragazzi, questi qua sono in soldoni. Cioè, allora, poi una cosa, se ci mettiamo 3.000 monete in più, sono, invece che essere 3 round, sono 4 round. Più di quello non può darti, Ada. Significa che a ogni carica io off combat curo 16 HP. Moltiplicati per 50, fatevi un conto. No. Quanti HP sono che riusciamo a curare? Tanti. Lo so, infatti, per quello che dico, Madonna. Meno male che abbiamo che 40 HP in più in media, sennò se no saremmo morti tempo fa. Sì, infatti. Ma abbiamo perso. Sta ancora controllando i soldi. Sono. Madonna. Cioè, come, non è che li schifo nel coso. Ah. Perché la scheda qua mi dice solamente se monete... monete d'oro, e questo non va bene. Cioè. 9 monete di argento. Ma in realtà ne avrei anche di più, però non mi ricordo quanto. No, perché... Sì, pure. Che poi abbiamo trovato, messa qualche moneta di platino pure, quindi... Voglia. Non voglia soldi. Io non è che l'ho scritto da qualche parte le monete. Scusa, ma cosa c'è nel c'è scritto nella borsa dei comunisti quanti soldi, no, ci sono? No, non l'abbiamo mai scritto. Non le avete mai segnate apposta. Aspetta, in verità sì, mi sa, che c'ho i miei famosissimi appunti. Ah no, che okay, se queste sono le mie monete totali. Ah. 17.000. Beh, pochi. Ne hai 17.000? Avanzano un po', dai. Sì. Ok, allora scusatemi, prendiamo quella da stregone. Sono quando scopri sono... che il nano è, cioè, abita a Cuba. Scusami, sono 100, no, aspetta, allora sono 16. 160 5 per 6 30. Sì, comunque... Sono 800 HP che curiamo con una bacchetta, ragazzi. Comunque c'è da ricordare che sono 17.000 monete d'oro non mie, ma del gruppo. Vabbè, sì. A posto allora. E questa qui è una cosa che usiamo per il gruppo. Infatti. La bacchetta, sono 800 HP che curo con una bacchetta, ragazzi. Lo dico, ma a prescindere, tutti i soldi che ho io li uso per il gruppo. Non è che 24K per curare 800 HP. Sì, facciamo buonisti fino alla fine, dai. Sì, che cazzo. Dai, La uso io perché non devo neanche tirare per usarla, perché c'è un incantesimo. Anche Vinci mi sa ce l'ha. Vai, adesso che livello 9 sblocca quel livello 4. Non sbaglio. No, no, ancora totali. Prima del livello 4 lui è un incantatore di sesto. Ah, già, è vero. Magari d'acciaio forgiato. Allora, quindi sono 17.000, 17.000. Ce ne metto 7.000 io e vaffanculo. Mettiamo qualche stazione. Ok. Basta. Ok, posto. Ok. Spesa fatta? 17.000. Sì. Quanto hai speso? Ho speso tutto. 17.000 no. Monete d'oro. Sì, sono 24.000 monete in tutto, sì. Ah, ok, vabbè. Abbiamo 100 monete d'oro in totale ora. Ok. Perché ho 17.100, per ricordare. Ok, perfetto. Ok, 100 monete, l'ho scritto già nella borsa, siamo poveri. Ok, dai. Allora, adesso, quindi, spesa fatta. Ok. Perfetto. Viaggiamo veramente oltre la foresta. Ok. Vi trovate praticamente in una mesa, quindi un terreno molto tra rocce e argilla, completamente diverso rispetto alla foresta di prima, anche se qui è praticamente, ve ne accorgete soltanto dalla diversa pressione che fa il terreno quando voi camminate, pestate la neve. Infatti vedete anche che la giovane centaura Erdia inizia un attimo ad avere un pochino di difficoltà a camminare, a mantenere la velocità del trotto. Quindi, comunque, arrivate di fronte a voi, vi trovate queste tre enormi facce,
dove, anzi, queste enormi statue sono, ci sono, è alta 2500, 2600 piedi, quindi stiamo parlando di maledetto sistema imperiale che ti chiede di fare le conversioni uno a uno perché così non puoi farli. Diciamo dovrebbero essere la metà, quindi 1300 metri di altezza. Minchia. Ma scusa, ma noi siamo andati quindi da soli con la tipa qui? Sì. Ma non dovevamo attaccare con tutto il gruppo? Non ha mai detto che vi accompagnavo tutto il gruppo. Ma che cazzo? No, 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 e che cazzo? Il patto era che noi li aiutavamo, non che facevamo il lavoro tutto da No, sono soli. 200, 250 metri, scusa. Contro la strega. Si sono medica. 250 metri d'altezza sono. Sì. Master, va bene che siamo, va bene che dovevamo andarci lì, però mica siamo scemi, che cazzo, cioè, che facciamo il lavoro da soli? Voi dovete risolvere il vostro problema, lui sta risolvendo il suo. Gliela faccio pagare questa. Se sopravvivo. Soprattutto se. Aspetta, Ok, questo amore, discorso lo stavi ciao. facendo in game o out game, per capire un attimo. Ah, Out ok. game è un po' come se fosse il pensiero del personaggio. Allora, Master, dalla descrizione che ci ha fatto delle creature che accompagnano la strega, posso fare un tiro per capire che cosa sono? Piani, Sì. immagino. Hai 18. presente le creature che ti avevano attaccato prima? Ecco, quelle. Scusa, chi ci aveva attaccato prima? Dei demoni del ghiaccio, quei cosi bellissimi che erano. Ah, quelle Ah, Sì. erano demoni! Ah, ok. Va bene, allora va bene. Che bello! Certo che definirli umanoidi, porco. Sono umanoidi. Il coso li ha definiti umanoidi perché cammino su due zampe. Cioè, Ma vabbè. va bene. Comunque, allora, bene, ragazzi. A parte il fatto che noi siamo a quanta distanza adesso dal posto? Un bel po'. In distanza Ma metrica non sì. posso farla perché la Ok, fanno il in miglia patto. e piedi, Allora, porca miseria. sì, lo so, lo so. Noi avevamo però il patto che io andavo a vedere in perlustrazione Sì. volando, giusto? Ok. E poi riferivo se potevamo attaccare o meno, Sì. giusto? E poi si poteva dire a quelli là di attaccare o meno. Allora, Sì, allora, però allora, sai qual è la cosa? Che mentre voi siete andati ad Artrosa, il suo problema non era proprio Artrosa, era un'altra parte. lui sta attaccando un'altra parte mentre che noi siamo qua, il È per quello bastardo? che ho detto, lui sta risolvendo i suoi problemi, mentre voi dovete risolvere i vostri. Ma scusa, ma questo era il suo problema, porca di quella Poi, miseriaccia. allora, tu vai Vabbè. avanti che scopri perché lui è andato un'altra parte adesso. Non è che mo ti metto a dire, no, guarda, è per questo motivo, che così a questo punto ti dico la fine del capitolo e passiamo al prossimo. Dai, raga. Adventure Communist. Oh, sì. Communist time. Dai, quindi cosa fai? Vedi queste enormi statue? Ok, sono praticamente tutta la base è avvolta dall'erba. Quindi tutte le robe di rampicanti. E Ok. praticamente cercando di vedere verso l'alto, perché il sole un pochino vi sta un attimo dando fastidio. Vedete, voi ovviamente state dall'altra parte, ok? Qui è praticamente uno strapiombo. Questa zona qui. Questa parte qui. Più chiaro, uno strapiombo. Voi siete qui. Altro siete giù in fondo. Praticamente voi vedete allo stesso livello vostro, vedete queste teste, queste teste di statue che portano praticamente un'entrata, e queste teste sono abbastanza strane per come sono state scolpite, sono veramente perfette, cioè non sono colpi abbastanza grezzi o erosione, proprio bella, belle lisce. Praticamente vedete queste sculture che presentano tre donne umanoidi. Ok, nude, con una mano che sta per fare un Che c'è? gesto, Ok.
di avvertimento. La prima sembra una giovane donna con i capelli lisci e fluenti, la seconda invece rappresenta una madre incinta e l'ultima invece una vecchia megera. Una vecchia, sapevo io. Allora. Cosa cazzo volevo vedere? Ecco cosa volevo vedere. Ok, io, Master, voglio fare un sopralluogo, okay. Però. E... può venire anche Ada? Dovrei farla volare apposta. Non puoi diventare Italia Grande, ti sale addosso? Non lo so. Sì, ho capito, ma... che brutte cose da fare. Vabbè, dai, lei scruta da terra e tu vai in volo, dai. Ma che cosa... ma se c'è un muro è al contrario, c'è uno strapiombo. Voi siete in alto, ma c'è uno strapiombo e poi ci sono queste qua. Ok. Boh, intanto io, Master, per non leggere né scrivere, mi trasformo in un Death Snatcher per 11 ore. Death Snatcher per 11 ore. No, scusami, 10 ore. Adesso mi devo anche andare a cercare perché non so nemmeno come sei fatto. Non guardarlo è meglio. Anzi, avviso la tizia prima che okay. Faccio. Tipo, attappati gli occhi, staccateli. No, l'avviso che guarda che adesso quello che vedrai potrebbe non piacerti. Tranquilla, sono sempre io. Ah, ti puoi mettere le cuffie almeno? Questa è una cosa importante, tu sei scegli. Vabbè, va, ogni volta. Tipo, vabbè, tanto la fine... Certo, un centauro, facciamo un fistico con 5 punti. Allora, mi do più 4 alla forza. Sono appena immaginato di un fistico. Anzi, lo faccio durare... 10-12 ore per sicurezza. Ok, più 4 size bonus alla forza. Cazzo, però non li posso scalare perché non c'ho la cosa. Lo faccio dopo. Ricordamelo che mi devo scalare 2 punti dalla riserva arcana. E niente, comincio a volare. Ok, poi un tiro in sopravvivenza anche tu. Sopravvivenza. Sì. Perché? Di sopravvivenza. Ma cos'è sopravvivenza? Ma perché sopravvivenza? Mi stai facendo un sopralluogo? Devi fare un tiro di sopravvivenza. Okay, fu così che io sto guardando dall'alto, non è che devo sopravvivere. No. Okay. Guarda che sopravvivenza ha un uso molto. Vabbè. Bello. Nulla. Bellissimo. Sì, vabbè, ma io sto volando altissimo per vedere dall'alto. Infatti cosa vedo? Non vedo un cazzo. Sono andato troppo in alto. Dove sai cosa serve sopravvivenza? Per vedere le tracce. E vabbè, ma mica devo vedere le tracce io. Se dall'alto dubito che vedo cercare, tracce. Dimmi. No, io praticamente vado in alto e sorvolo la zona per vedere quanti nemici ci sono, se li vedo, che cosa... se vedo particolari cose, tutto qui, che mostri ci sono, quello che vedevo io. Okay. Non le tracce dall'alto. Mi mette a volare per vedere le tracce. Allora, mi do dei malus da solo. Allora mi devi fare un tiro di... quanto voli in alto, per curiosità? Quanto basta per non farmi vedere. Okay, allora non devi tirare di furtività. Però comunque non vedi nulla di particolare. Ok. Cioè, ma cos'è? Ma è tipo una fortezza? Cos'è? Dall'alto vedi praticamente tre grotte. Ok, con... ah, ok. Con ognuna di loro una... che sono ognuno sulla testa di una delle tre statue. Ok, sono delle grotte quindi. Merda, pensavo fosse una specie di struttura, una fortezza. Ok, niente allora. Torno indietro. Ok. Ma però se mi devo dare...
Allora, amici, ho trovato nulla di interessante lì in alto nel cielo? No. Peccato. Perché sono delle cavolo di grotte. Quindi dobbiamo arrivare dall'altra parte. Già. O Ok, allora io consiglio di. Io comunque sia non è consiglio di non giunto. scendere Dimmi. comunque, perché mi sembra di vedere tracce di giganti e qualche centauro. Sì, insomma, non è proprio il massimo poter scendere e lavorare in silenzio. Guarda, lì ci sono adesso tre giganti che sto combattendo contro un centauro, guarda. Ma che cazzo? Io guardo la tipa e dico: ma quello è amico tuo? Sì, e quelli sono i giganti del ghiaccio del... non so come cavolo si chiamano. Che brutti nomi. Perché, perché, perché Roll20 non lo fa, perché? E non mi fa mettere il tempo bonus sull'armatura. Ok. Si chiama Vocelot. Ma perché? Nel senso, lui è uno dei giganti di Vocelot, che prendete un centauro che ha tradito il resto della tribù per imparare la magia di Baba Yaga e li ha prendete attaccati. E ha fondato praticamente una Ok. tribù in cui evoca demoni e tutta la compagnia. Bella storia. Abbastanza. Questi centauri che si tradiscono a vicenda, mica come gli umani che fondano 40 nazioni e si fanno a guerra. Devono aprire. Infatti. Che sarà mai? Si ammazzano a Pazzo. vicenda. Bene. Vabbè, Adesso comunque. vediamo se sto passato. Beh, vi posso portare una alla volta, ma vi posso portare. Yeah. Mi tiro su di peso. Aspettiamo. Sì, dica. E c'è. Ci sta aspettando. Dicevo, Allora, posso portare 440, cioè 466, che non sono chili, sono quei cazzo di cose del peso. libre, Cosa sono? Pounds? libre. Libre. 466 libre di peso leggero. Che sistemi chiavici. Sì, infatti. 400. Già dobbiamo pensare che 190 libbre su Sì, 70 kg. ma tanto comunque alla fine gli americani lo imparano il sistema metrico per la droga, quindi comunque lo devono imparare. Ma Infatti. appunto, porca Una puttana. libra di... Ok, quanto puoi portare? Mica. Peso leggero sono 466. Ok, quindi può 466. portare 200 kg. Di peso leggero, ovviamente Ada la sollevi tranquillamente. Anche Turion può sollevarli tranquillamente. Appunto. Neppure. Cioè, peserò 90 kg, 80. Vabbè, dai, 30, 37 sono già occupati, però voglio dire. Una alla volta, dai. Ce la Ne faccio, porti una alla volta, no? sì. Sì, ce la facciamo. Vabbè, una alla volta. E la centauro è il problema. Ma se qualcuno la lanciasse? No, sì, lanciamo la centaura così. Anche un umanoide mostruoso non posso neanche lanciargli E ridurre neanche di taglia persone. grande. Vabbè, scusa, se fischi non torna. Quanto No. pesa una cent quanto Non pesa lo un so, penso quanto un centauro? cavallo più 80, più 40 kg di persona. Qu quanto un cavallo più un umano. Quindi Vediamo, peso troppo, medio. Oh, tradotto. 200 kg Il massimo, cavallo minimo più che altro. oscilla tra i 380 e i 1000 Madonna kg. È santa. una tonnella che. Allora, Infatti c'è anche il cavallo è grosso. quanto cazzo tiene il disco di Tensor poi però Boh, non diciamo vola che nello lì strapiombo. potrà pesare sui 400 kg la parte da cavallo. Sì, ho capito.
Facciamo una suplex, devo dirti. Cioè, se mi dessi un più 4 alla forza, quanto arrivo? Arrivo a 800 libbre, quindi potrei trasportare 400 kg, non ce la faccio comunque. Aspetta, ma io sono un coglione. Vabbè, non ci voleva D&D per scoprirlo. No, mi sono dimenticato. Cosa? Che ho la forza aumentata. È contato? Se tu mi dici quante libbre. Non lo so se è contato. Ah no, è già contato, Che scasa, via. Che c'ho un più 8 alla forza per il peso. Sì, però contato, ti ricordo che comunque non è che sia granché la conversione libra a chilo, perché la fanno col culo. Sono formule strane, quindi... No, vabbè, l'ho fatta in con un convertitore, però... Comunque... Cioè, 466 sono 211,374. Comunque, come cazzo la porto adesso questa? Sto coltivando patate almeno. Turion che zappa. Aspetta, di che livello è? Terzo, volare? Come gioco è molto divertente. Allora, va bene, lancio volare sul centauro. Quindi ce la stiamo davvero portando dietro pure nel dungeon? Devo farmi la pettina per lei, allora. Non lo so, se lei vuole venire, però non so quanto effettivamente, cioè... Magari la teniamo nella retroguardia, gli dico di stare nella retroguardia. Guarda, con tirare frecce. Con tutta la simpatia che può avere, no? Allora, a parte che c'ho solo 20 anni, quindi... Tralasciamo questo. Ah, danni a 24, ma vabbè. Allora, è un ranger di livello 3. Non importa che... vabbè, 4 livelli da centauro. Ok, quindi ho capito. Il grado sfida è 6, ma... Noi siamo livello 9 per affrontare quella sfida che c'è dopo. Quindi... Ok, ho capito. Allora, gli dico... Ascolta. Facciamo così. Tu adesso torni indietro e cerchi tuo padre e gli dici che noi stiamo entrando nel posto. Ok? Ok. Perché qua dentro potrebbe essere molto pericoloso. E siccome voglio farmelo amico tuo padre, effettivamente, e tu oltretutto sei giovane, non voglio che poi perché non riusciamo a salvarti, poi dopo succede qualche guaio, insomma, può finire male. Stiamo affrontando poteri che a stento riusciamo a comprendere. Che a stento riusciamo a comprendere. Che io solo adesso sto riuscendo a comprendere qualcosa, solo adesso. Quindi, per favore... Vai a casa. No. E comincia mogia a camminare piano piano per tornare poi verso la strada. Se no la trasformo in una Deep Snatcher. The Snatcher. E mena anche il mondo. Però non so se... Ok. Sì. Ok, va bene. Ok. Quindi chi porti per primo? Porterò per primo Ada. Per primo Ada. Per secondo Turion. E per terzo Caleb. Allora, Caleb, mi raccomando, facci da fuoco di copertura. Perfetto, infatti, mentre stai portando Ada, vedete dalle statue cominciano a fuoriuscire una piccola serie di fiammelle azzurrine che si dirigono tutte verso l'Anlis. No, cazzo. Quindi che facciamo? Che io... Vabbè, tu Ada come la stai tenendo? Per il fianco, per le ascelle, per le gambe? Con due braccia, tanto sì, ok, ne ho... dove? Dalle ascelle, dal fianco? Come stai tenendo? Tipo zainetto? Cazzo ne so, da dove riesco a prenderla? Da ovunque. Ok, allora diciamo che ti sta prendendo sul fianco.
Ok, tu continua a volare. Si sfila la cinta, la trasforma in un'ascia e lancia. Tanto è ritornante. Che bello. Oh sì, i bei colpi. Cioè, bello non è proprio la prima parola che il Death Snatcher, o per la scena. No, la The Snatcher. L'ho visto che cos'è, che c'ho la testa di lupo. È un abominio. Sì, praticamente. È un andato via. Vedete una prima fiammella che è colpita dai due colpi d'ascia, poi è svanita, invece le altre continuano ad arrivare. Qualcuno che faccia fuoco di copertura. E vabbè, carico. Ne carico uno. Fammi un tiro per colpire. Non ti chiedo nemmeno di gli tiro una spallata. Non ti dico spallata. Ma posso. Ho altri due artigli. Ho anche l'attacco di coda. Eppure il morso, volendo. E do pure pounce. Quindi, che cazzo. Devo attaccarla di qualcosa. Allora sono più. Vedere quanto cosa c'ho di forza. Ok. Quindi è 9 più 2 11 più la carica 13. Allora, questo qua è il morso. Sì, ha preso. Voglia. Faccio i danni. Ok, sono 26 più 10. Sì, ok. Quindi sono 5,7. Ma che schifo, dai! Quindi praticamente un Willow Wisp ha deciso. E si accorpa e si allontana. Quello che colpisci tu rimane là. L'unico altro che ha la possibilità di colpirlo. E vabbè, aspetta un attimo, c'ho gli altri, vai, c'ho gli altri colpi. Allora, sono tutti. Non colpisce. Primari. Sì. Ok. Non colpisce, va bene. 20 per 13. Questo colpisce? No. A meno che non sia a contatto con i tuoi colpi. Ah no, nemmeno a contatto. Solo se fosse di sorpresa, però no. Minchia. Con 23 no. Non prende. Però. Ok, l'unico altro che ce l'ha a tiro è Caleb. Se vuole tentare. No, aspetta un attimo. L'ultimo attacco di coda. 30 sì. Preso. Ok, faccio un di 6 più 7. No, aspetta, che più 7? Quando ho fatto qua? Che cos'è? 2 di 6 più 7. Ma perché ho fatto più 7? Aspetta un attimo, scusami. Ah sì, giusto. Più 7. Ma dai, cioè sui dadi sto tirando tutto sì, minimo. Sì, vabbè, ma cioè. Allora, no. Ma veramente, cioè, non lo so perché sta cosa. Il veleno lo prendo. Sono spiriti, cioè sono Willow Wisp, non è che dice. Comunque sarebbero immuni, va bene. Non so se il veleno lo prendi quando ti trasformi. Non lo so, devo controllare. Perché sulla coda, comunque vabbè, sono immuni questi qua, non ho fatto un cazzo. Vabbò. Anche mente. Okay. Posso schiacciarlo io? No. Sei l'unica altra persona che può colpirli più che altro. Già che ci sono. Yeah. Il primo colpisce grazie ai 13 danni. Anche il secondo decide di andare via. E ad a terra in maniera tranquilla. Dopo. Quindi poi fai tutto il viaggio avanti e dietro. Per recuperare tutti gli altri. Allora, considerate comunque che è ancora giorno, eh?
Nel momento in cui vi avvicinate a una delle entrate della grotta, notate che la porta è praticamente chiusa, ok? Come se fosse un muro di fronte a voi. E inciso sopra all'entrata della caverna ci sono gli stessi simboli che avevate visto alle tre stanze, quindi quello del tramonto, dell'alba e della mezzanotte. Ma sono tipo Incisi. bassorilievi, cosa sono? Sì. Incisi? Ma hanno la stessa Sì, le forma? Cioè stesse. proprio dimensione? Ok. Quindi se provo a infilarne uno si infila? Non dei medaglioni. Sono Ah, non dei simboli medaglioni. incisi in grande di quelle lì. Ah, ok. Allora non sono da. Sono gli stessi simboli dei medaglioni No, delle e delle stanze, non dei stanze. medaglioni. I medaglioni c'hanno altri simboli. Oh, delle stanze. Ah. Non lo so. Ma si vede una porta o un muro? È un muro. Prova a spingere. Non Non spingere, non spingere. succede nulla. No. Prova a toccare i simboli. Non succede nulla. Cosa Non tocchi? serve. Non lo so allora. Cazzo dobbiamo fare? Aspettiamo la notte. Ah, aspetta! È una delle tre Sì. statue, vero? Aspetta, dove Ok, siete atterrati intanto? e appunto è vero, quale siamo atterrati? Boh. Quella. No, adesso che ora è adesso? Mezzogiorno più o meno, perché quando state guardando le cose state un pochino accecando. Ok, quindi una si aprirà al tramonto, quindi. La prossima che si aprirà. Non so quale. Boh, aspettiamo il tramonto. La prima si dovrebbe aprire al tramonto, un'altra si dovrebbe aprire all'alba e l'altra si apre di notte, no? In teoria, sì. In teoria, sì. In In teoria. Boh, pratica, vediamo. Aspettiamo. guardo qua quale stato siamo arrivati, Master. Lo so, tiro un Sì, tiro D3, di non lo tre. so. Va bene. Ok, quindi si è atterrati su quella della giovane, sì. La giovane. Ok, quindi il Niente, siamo volato tramonto. all'uno oggi. Sì, il tramonto è quella del tramonto, giusto? Voi siete rimasti su quel tramonto, sì. È master. Ok, quindi. Ma dobbiamo volare per No, siete già arrivarci o arrivati là. possiamo camminare? No, dico. Allora, se la giovane è l'alba, giusto? No, giovane tramonto. È al Sì, contrario. tramonto, notte, alba. Quindi è giovane, Sì. medio, vecchio. Il vecchio è Non l'ho l'alba. fatta io l'avventura, altrimenti avrei fatto in maniera molto più normale. Me la ricordavo diversa. Non Comunque, pensare all'enigma della Sfinge e vedi che vabbè. cambia. Appunto. Sì, infatti. Niente, allora noi dobbiamo aspettare il tramonto, quindi dobbiamo andare alla giovane. Si è capitato sulla giovane. Si è atterrati su quella. Giusto, è vero. Quindi dobbiamo aspettare qui. Bene, ragazzi, dobbiamo aspettare qui che arrivi il tramonto. Che si apra questa porta. Ma noi dobbiamo. Ma la domanda è, effettivamente, ma cosa cambia? Quando, secondo di quale caverna scegliamo? Io so cosa cambia, ma non posso dirlo. Infatti, io non avevo letto niente su Artrosa, vero? No, la sua scarsità di informazioni è esagerata. Ok, Si è sa uno dei soltanto. posti che ha Esatto. creato Baba Si sa soltanto che il Yaga. suo guardiano. Ci sono vari guardiani. Di cui uno ha Uff, anche servito Baba qua. Yaga per più di 200 anni.
Un altro. Speriamo non si è incazzato come quello che c'è in casa. No. Anzi, qui c'è scritto che molto probabilmente sarà amichevole. Se non fate puttanate grosse, sarà amichevole. Va bene. Oddio, io ce l'aspetto di un Death Snatcher. Spero che non mi valuti da quello. Ok, comunque, aspettate il tramonto e la porta non si apre. Qualcuno che mi faccia un tiro di conoscenze geografia? Magari qualcuno che ha letto. Ma se tiro basso, dimmi che non hai fatto ancora uno. Minchia, Per curiosità lo faccio con Ada. Ma... comunque sempre l'uno, c'è sempre l'uno, da qualche parte. Se con Ada faccio 19, oggi non è giornata per te. Ah, ok, almeno. Dai, qualcuno che faccia un tiro in geografia. Perché in giugno? Perché sta arrivando la notte. Beh, no. 15. Ah, bravo. L'unico che ci arriva è Turion. E vabbè, ho sempre la situazione in calcio d'angolo. Praticamente, nel momento in cui il sole cala, tu guardi dall'altra parte osservando la luna e praticamente noti che è luna crescente. Ok? Praticamente è il primo giorno di luna crescente, quindi mentre la prima settimana della luna crescente. E in quel momento vedete che la porta si apre. Ma che cazzo? Cosa? Non ho capito. Neanch'io. Figuratevi io. Scusate, cioè, tu lo sai, non l'hai capito. Io l'ho capito, io so che perché succede. Cioè, okay. Non te lo vado a dire. Allora, ho già spostato qui, però. Sì, ma Turion che cosa ha capito, praticamente? Ha a che fare con le fasi lunari. Ah, indovinello. Merda. Non c'era nessun indovinello, semplicemente luna crescente, la ragazza, luna piena, la donna incinta, luna calante, la vecchia. Vabbè, non ha a che fare con... Ma perché ogni volta è diversa? Ma perché ogni volta... La fanno diversa, sta cazzo di... Perché altrimenti è troppo perché facile. Mentre Baba Yaga è russa, allora è fissata con quello, voi il resto del mondo, dei mondi, non lo è. Ok, comunque, nel momento in cui si apre la porta, prima dell'entrata, vedete che insieme alla porta si manifesta un enorme albero, con, diciamo che il tronco ha l'aspetto di una donna. Di fronte posso riconoscere che cos'è? Fammi finire. Di fronte a quest'albero che niente, voi avete visto comparire nulla, vedete un centauro morto, ok? Dissanguato. Dal vestito non vi sembra che abbia a che fare con Erdia o il capo dei centauri che avete incontrato voi. I vestiti sembrano appartenere probabilmente all'altra fazione. L'altra fazione di centauri. Quindi se l'è meritato. Quando vi avvicinate, osservate, sentite veramente la voce di quest'albero, vedete questa donna nell'albero muoversi e dire: chiunque voglia entrare ad Artrosa deve prima presentarmi un sacrificio. Magari mi sposto qui. Tu non mi sento. Perché c'è qualcuno dietro? No, Non ho pulito dalla sessione scorsa. Ogni tanto qualcuno può permettersi di non fare i compiti. Ogni tanto, quindi valeva anche per me. Ma te sto aspettando. Ogni tanto, io a te sto ancora da aspettare.
Però aspetta, ce ne ho due in meno per quello che ho fatto prima. Comunque, quando dici di presentarmi, sacrificio gli indica il centauro morto. Quello era un sacrificio. Ma... ah. Beh. Ok, quindi ragazzi, abbiamo un problema. Perché sì, se quello è un sacrificio, qualcun altro è entrato. Già. E se qualcun altro è entrato, molto probabilmente sarà l'altro centauro. Sì. Ok, abbiamo un motivo per farci Korag alleato. Un ottimo motivo. Uccidere uno degli altri dei centauri che gli sono nemici? No, dicevo offrirgli la stessa cosa che all'altro centauro. Scusa, cioè? Lui ha la magia di Baba Yaga. Noi stiamo aiutando Baba Yaga, potremmo convincere Zorka o trovare qualche incantesimo che possa dare una mano anche a loro. Scusami, vuoi farti alleati gli altri centauri? Quelli che si sono, quelli che stanno combattendo per accaparrarsi il potere di Baba Yaga? Non quello che ha ucciso questo centauro. Gli altri, quelli simpatici. Il Papa di Erdia. Ma non sappiamo, loro non sono quelli che hanno combattuto per avere il potere di Baba Yaga, però. Appunto per quello. Loro vogliono la loro libertà, perché non glielo possiamo offrire in questo modo? Così si combatte dal mi pari. La libertà con un potere che palesemente ha portato gli altri di questo. Vabbè, ok, non discuto. Di sicuro non può essere lontano, perché il cadavere è bello fresco. E poi si vede proprio il sangue che ancora sta sgorgando. Quindi o è rimasto qui dentro, o è entrato da poco, oppure qui i centauri sgorgano sangue per un bel po', come fossero renne appese a testa in giù. Ecco, allora, e quindi adesso cosa facciamo per passare? È la domanda. Dobbiamo offrire un sacrificio? Di sicuro non ho intenzione di sacrificare un altro essere per passare di qui. Ok, che bello. Idee, ragazzi? Turion, controlla un attimo il telefono. Ti sto dando il permesso a questo giro. Il permesso? Sì, io odio quando la gente usa il telefono per cazzeggiare durante le sessioni. Ma lo sto usando. Ti ho appena detto io di usarlo per controllare una cosa. Ah, ok. Ah, ok. Cosa ho percepito? Vai, stupiscimi oggi. Quindi, dico francamente al team lontano dall'albero se posso sentire o meno. Raga, vi sta piglia per il culo. Tipo detta alla bella in modo. Quando dice questo, io attivo il c'è mai una volta che un albero bellissimo ci dica la verità?
Tipo il Death Watch Ice Master. Puoi scoprire dallo team, ma manco da un albero giusto fidare, porca. Adesso vale a pisciare dietro un albero. Attivo il Death Watch Ice. Allora, il tizio per terra sì, è reale. Ed è morto, sì, è morto. Sì, sì. È verde, ma ed è quello lì è reale. Invece cosa visualizzo quando guardo l'albero? Quando guardi l'albero è viva. È una pianta, è viva. È viva. Semplicemente sta mentendo, per essere vero è vero. Cioè, no, però manca. Quel che dice non è vero, ma esiste. Ok. Rileggi bene il messaggio che ti ho scritto. Ora l'ho modificato qualche no, non ho modificato anche niente quel messaggio. Cioè, ho soltanto corretto, ho tolto la S. L'ho notato anch'io quella S in più. Non è che sta mentendo. Cosa sta facendo, quindi? Palesemente sta nascondendo qualcosa. Non è mentire, però sta nascondendo qualcosa. Tipo ora lui infila la mano dentro l'albero. Ok. Finirà malissimo. L'Alice che si allena per l'ultra. Tipo con 5 mani dentro un buco lo spacca. Allora, Master, io guardandolo riesco a capire che cazzo di creatura è. Here's Johnny. Posso fare un tiro per capire che creatura è? È un tiro di conoscenza natura. Qualcuno sta morendo per la corda della battuta. Dai, vabbè, 13, faccio schifo oggi. Tutti 4, 3. Ma sì, ma amore, io, cioè. Vabbè. Sono mentiti per colpire, ho fatto qualcosa. Faccio una prova di forza per sfondare. Sai che sono, sai che sono conosciuti come alberi delle streghe. Ok. Ecco, già non promette bene. Non sei altro. Ok. Grazie. Boh, provo a parlarle in silvano, non so. Mentire. Minaccia. Beh, ma dimmi cosa accetti come sacrificio? Cioè, noi non siamo persone che sacrificano altri esseri viventi per salvarne un altro, ecco. Di solito cerchiamo di salvare tutti. Siamo qui per salvare, siamo qui per aiutare Baba Yaga, quindi, e noi sappiamo benissimo che questo posto è stato creato da lei, quindi potresti venirci incontro. Dopotutto non sembra che tu ci stia dicendo tutto. Fammi un tiro di diplomazia. Sì. Dai, almeno questo. Ti prego, fai un po' di più. Cazzo, c'ho più 18, porco di... Oh, 35! Oh. Sono lì persuaso. Quando dici così, vedete, praticamente si stava già leccando le labbra, tra virgolette, guardando Caleb. Oh. Perché l'arciere? Fa un brutto sospiro. No! Allunga pure ragionamente. Meglio. Ti risponde che... va bene. Ok, però dovete risolvere questo indovinello. Piega quell'arco. Vabbè, meglio l'indovinello, dai. Ovviamente dovete darmi un arco. Io lo tradurrò così come sta scritto, però c'è un problemino che secondo me non si troverà mai la soluzione. Ah, magari funziona solo in mezzanotte, inglese. Giorno e sole cocente. Parlano tutti, ma la voce è di uno. Voi ne siete maledetti dalla sua caduta e la sua ira. E questo non ho capito perché dici di 2 volte 7. Boh. Oh cazzo, ma lo puoi mandare sì, in inglese, lo faccio per prima. Favore. E comunque alla fine dice, o ditemi voi chi è. Allora.
di due quella parte che non ho. E poi quello c'è un problema in questa cosa, secondo me è strana. Che è successo? Scrivo. Credo che mi sia morto un neurone, eh? Tipo, credo che di 2 volte 7. 2 volte 7 potrebbe essere 14. The night. 77. No, credo che sia 14. 14, sì. 2 volte 7 è 14, ma cosa? Di 2 volte 7. 7. No. Cioè, pensate che anche sul forum della Paizo dicono questo indovinello non è chiaro per niente. Lo dicono in inglese. Cioè, se non capiscono loro. Infatti. Cioè, cosa sto pensando io? Midnight, morning, bright sun, 2 volte 7, quindi magari le 14, le 2 del pomeriggio. Tutto in inglese è assurdo, perché loro usano 2 PM, cioè assurdo. Infatti. Quindi non c'entra, ma 14 che cazzo può essere? Il 14 può essere tutto. Sì, ma il problema è che, cioè, o il 14 è un giorno, però comunque non ci dice un cazzo. O è il... No, che cazzo può essere? Aspetta, 14, allora. Facciamo caso sia... Allora, per me possiamo... allora, la risposta, ok, è abbastanza... No, a parte che non è ovvia, cioè a meno che non ti sei scritto veramente tutto... Cioè, il tipo, dobbiamo andarci a recuperare veramente l'episodio, uno dei vecchi episodi, per farti capire quanto indietro bisogna andare. C'è un nome proprio come risposta, quindi veramente è... E voi due non c'eravate, Madonna, nemmeno nel gioco, vedi tu quanto indietro bisogna andare. Cioè, non c'eravamo nemmeno, esatto, io e Sara? E come cazzo dovevi fare a capirlo, allora? Turion, ecco, tu sei qui il protagonista, Turion, vai. E Ada? Turion e Ada, ma Ada sarebbe metagame, stare... quindi è tutto Turion. Io posso fare comunque risposta non da metagame, però diciamo in questo caso dando quella sbagliata, no, cioè, però diciamo in questo darei la risposta generica, però è un problema, perché veramente qua ci bloccheremo per forza, ci siamo bloccati per forza. No, io sono bloccato, io non ti posso aiutare. Tu pensi che prima di partire sono andato a vedere l'episodio? Il problema, sai qual è? Ah. È che quel nome l'ho pure letto male. Quindi... Ah, pure. Oltre a dando la bestia. Bravo. Madonna. Quindi che si fa? Il cazzo detto in breve, si dà la risposta da metagame, si fa intervenire Ada, dai, per forza, okay, veramente, sì. Perché la risposta è veramente tragica qui. Cervellamento ed è Ada, ma non è che parla del cavaliere dei cavalieri di Baba Yaga. Tutto, erano tre, sono il cavaliere nero, il cavaliere d'oro, il cavaliere bianco. Noi abbiamo la maledizione del cavaliere nero. Qual è la maledizione del cavaliere nero? Ci abbiamo io e lui. Ah, ok, voi ce l'avete la maledizione. Io non sapevo di avere una maledizione, se no me la sarei già tolta. È una maledizione, non maledizione. È un vantaggio, non è una maledizione. Sarebbe l'incantesimo Ghias, praticamente, che ci, tra virgolette, costringe a seguire la sua missione. La missione, altrimenti ci indebolisce a schifo. Ah, sì, ho capito cos'è. Simpatico, antipatico, sì, ma simpatico. Specialmente quando non. E noi vi stiamo aiutando invece di nostra spontanea volontà. Che bello. E Forza Italia. E come si chiama il cavaliere nero?
la domanda. E vedi, in questo momento sia Ada che tu. Voi dovete credo sapere, che questo nome non ce l'abbia detto prima di morire. Potremmo averlo capito male. Vero, Chiedo da casa. Comunque Ada prova a dire la risposta, prova a dire dice il cavaliere nero è l'albero. Sì, è lui, ma devi dirmi il suo nome. Quando dice il suo nome si impone, senti anche la voce più grossa. E l'uomo cazzo, non possiamo neanche entrare nella non possiamo neanche entrare nella casa di Baba Yaga, che sennò c'è quello lì che lo dobbiamo prendere ad ammazzate sul coppino, porca miseria. Poverino. Per uscire a entrare nella biblioteca, mannaggia. Ok, però immaginata noi che entriamo, lui che parte, noi scusa. Tipo lo dribbliamo male, lo spintoniamo. Ma farò una prova per sradicare sto albero. Lanlis, tu sai la leggenda del vero nome? La storia del vero nome? Sì, ma non è facile mica saperlo. Cioè, si chiamano veri nomi e sono difficili da ottenere, perché effettivamente hanno un potere enorme. Punto. Cioè, se noi dicessimo il nome, che potremmo forse conoscerlo, e capitassimo in mezzo di Eturion a causa del Ghias che ci ha lasciato addosso. Cioè, il Ghias vi impone anche di non dire il suo nome. No, questo è un timore di Ada, cioè ha paura che dicendo il suo nome lei ci capiti in mezzo. Ada non sa come funziona. Scusatemi, quando vi è stato lanciato addosso il Ghias, vi è stato detto quali sono le clausole? Non ci aveva detto nemmeno di averlo lanciato, lui stava morendo, ha strappato il mantello e ce l'ha dato. Credevamo fosse un normale mantello. Fosse un memento. Oh santo cielo, e a mo che cazzo sappiamo? Potreste anche essere impossibilitati a dirlo questo nome. Beh, per quanto lo sappiamo. Beh, allora c'è... Non so, scusami, non può... Aspetta un attimo, gli porgo una carta, scrivimelo, prova. Il foglio inizia a prendere fuoco piano piano. E a quel punto mi accorgo che effettivamente non lo può dire, però almeno l'abbiamo capito. Allora, prendi la penna. E Ada scrive con una calligrafia malissima e vedi un misto delle lingue che conosci. Quello che non deve essere nominato. Tullio, non lo puoi scrivere tu? Che sai meno lingue. Sì, sa meno lingue, però magari sa scrivere un po' meglio. Cioè, però ho studiato. Però almeno due le sa, dai, Nanico e Comune le sa, no? Comunque tutte e sì. Due le capisco. Se vuole può scrivere pure il nome in Nanico. Comunque sì, di scriverlo può scriverlo, però... Io mi devo andare poi a rivedere l'episodio per se lo scrive, se l'ho detto giusto o sbagliato, se non ricordo male l'ho detto sbagliato. Il problema è che sono passati... Il problema è che, letteralmente, questo dovrebbe essere tipo l'episodio 50, quindi... e andare a rivedersi l'episodio 6 o 7 non è proprio... Il massimo. Per essere sicuro mi apro addirittura la pagina sua, cioè, per vedere se lo dicono, perché se non lo dicono è colpa loro. Si ricorda l'episodio? Ok, una brutta notizia. Nessuno gli ha chiesto il nome. Yeah! Oh! Niente. Oh! E niente, vabbè, si risolve alla vecchia maniera? Ok, io praticamente, cioè, mi dice, no, non l'abbiamo chiesto. Okay. Io c'ho il Ghias. E parte in sottofondo la sigla di Code Ghias. Allora, letteralmente, veramente non gli avete chiesto il nome? Poteva rispondere soltanto a due domande.
Effettivamente il nome sì, non diciamo è proprio... Come ti stai per morire, la domanda che c'è non è come ti chiami, è come è successo. Sì, ma io mi volto verso l'albero. Ascolta, ma lo sappiamo che è lui, non conosciamo il nome perché stava morendo, gli hanno chiesto altro, cose più importanti per salvare Baba Yaga. Mannaggia la miseria, cioè, non mi costringere ad andare indietro fino al capanno di Baba Yaga, a coppare quel tipo che la sta proteggendo, perché siamo venuti qua anche per cercare un modo per liberare lui. Dopo 200 e passa anni, quanti? 200, 300, non mi ricordo. Troppi comunque. Esatto. E adesso mi viene a dire che ci blocchi qui per un nome che un tizio in punto di morte non ha potuto dirci, perché era appunto in punto di morte. Nel momento in cui gli dice vedi proprio in casa, ti dice io voglio il suo nome, nel momento in cui lo fa è Caleb, tirami di volontà. Oh no. Ma perché Caleb? Perché sì. Che sì, con Caleb. È preso in gnocco. Sì. Lei preferisce gnomi o orchi? niente. Vi faccio un passo indietro. Ok. Quant'è la tua CD? Shit. La CM, la difesa. La difesa, la manovra di combattimento. La CM. No. Vai giù. Che cazzo è? Ah, questa, 24. Ah, ok. Niente. Vabbè, tanto no, comunque non contava la difesa, perché tanto sei sotto controllo. Vabbè. Giusto. Per vabbè, allora, dai, attualmente non subisci danni, ok. Comunque, adesso tu sei stato praticamente catturato dall'albero, in questo momento. E non puoi nemmeno rispondere, perché sei là. Tiriamo tutti l'iniziativa. Ma porca. Ma Dio maledetto. Esatto. Faccio fare un turno. Ti faccio fare i tiri, okay. Ogni tanto, dai. Del tipo, prova a scioglierti. Va bene. Quindi tiriamo anche tu l'iniziativa, così siamo. Minchia. Yes. No, che bazzo che ho fatto. Ma porca troia. No, non ho. Vabbè. Turio, mi raccomando, premi sulla pedina. Stavolta sono io che me ne sono dimenticata. Manca soltanto l'iniziativa di Turion, che sto aspettando trepidamente. Io sto sperando tipo nella benedizione delle carte. Credi nel cuore dei dadi, che ti caccino 20, forse. Nel culo dei dadi. Nel culo dei dadi. Vediamo, stavolta clicco bene il token. Vai, vediamo. A posto, sono sostituito, bene. A posto. Oh wow, inizia poco prima di Ada. Poco dopo Ada. Cioè, tutti fanno 18, quello, quell'altro. Poi ci sono io che faccio 7. Arrivo questo momento per tutti. Oh no. Quanto hai fatto tu per curiosità? Più di me, hai fatto 8. Non ci arriva. E ho dimenticato di tirare per lei. 19, 1 fa 20. Albero brutto. Albero merdo. Un albero di merdo, ma proprio di merdo. Okay. Madonna, guarda. Se per grazia divina mi libero, raggio dovente. Anzi, palla di fuoco. Raggio dovente, no palla di fuoco. No, palla di fuoco, vaffanculo. In uno spazio di... Esplodo anch'io, fai non me ne frega niente. Ti fai un cazzo con la palla di fuoco, fai più male con il raggio dovente. Okay. Vedi Ada, stringe, sbatte i pugni, va a fuoco. Sono 8 di... Quello che è led fuoco. Sono 8 di 6 contro 9 di 6. E vabbè. È un incantesimo di terzo. Voglio darle fuoco male, ok? Il raggio dovente. Oh. Vabbè. Vai Ada, si accende le mani e fa carica di Piranha Strike. Con Pummeling Charge. Madonna. Nonostante faccia uno sui danni, i dadi di danno sono comunque tanti. Ma che cazzo è successo lì? Perché ci sono due zeri? Ma che cazzo è combinato? Ha messo qualche più di troppo. Ha messo qualche più di... il modificatore è fatto più dove? Più. Ah, sì, qui. Modificatore. Okay,
su uno, vabbè, dai. Comunque hai fatto 12, 27, 30 sul primo, sul secondo hai fatto 29, 32, e poi gli altri li leggi. Passano tutti. Che domanda. Vabbè, dai, vediamo se ci arriviamo. Mancano gli altri di 6 da fuoco. Perché ancora è non si sa mai, nel dubbio si aggiungono, capito? Ah, okay. Apri la calcolatrice perché è un po' troppo, secondo me. Ah, beh, posso aggiungere qua, allora. Quanti sono? Allora, 24 il primo. Le altre sono più 18. Più 6. Più 15. Più 22. Più 7. Se non sbaglio, addirittura resiste al fuoco. Devo togliere 10 da... Devo togliere 10 danni da fuoco. Incredibile. No, il fuoco contalo sul singolo. Sì. Vabbè, perché sono danni energetici, quelli non vengono contati dalla... Sì, però comunque li devo togliere perché li ho aggiunti, quindi... Sì. Perché comunque erano... Sono più di 10 danni da fuoco che ho fatto. Sì, no, era per dirti che non sommarli e poi toglierli tutti in un no, insieme. Sì, lo so, e io non sapevo, io avevo letto pianta, ho detto vabbè, buttate la pianta. E si viene, ho detto... Sì, anche... Sì, è quella che abbiamo pensato visto, resistenza al fuoco. Ah! Quindi il fuoco non ha. Fate di merda. Fate di merda. Beh, posso switcharli dopo col ghiaccio e fargli comunque. Però non ho debolezza, certo. Porca miseria, non ho debolezza al ghiaccio. Peccato. Però piuttosto che farle servire 10 danni, anzi lo spengo e me lo tengo per dopo. Ok, tocca a Turion. Il bello brutto. Non merita altro. Vediamo, vabbè. Se mi metto qua tipo mi becco un cazzotto. E considera che siamo tutti nel suo raggio, però dipende se sei caricato o no, però. Però fa ridere. No, vabbè, carico qua allora, dai. Vai. Quindi carico e colpo di martello. Come mai? Stavolta non vai con l'ascia di fuoco perché visto quei pugni di Ada che non hai fatto la solita vampata. Tu giri il dubbio. Il primo non va, il secondo sì. 18. Come cazzo? Come fa a fare? Ah, no, è vero, no, giusto. Ho pensato fosse completo, no? Ok. Non colpisci, mi dispiace. non ce l'ha Pons. Sì. Ok. Tocca all'albero che colpisce Ada. E poi stringe. E stringe Caleb. Allora, vediamo un attimo. Constrict. Posso me sta 7 più 18. Vediamo un attimo, colpisce Ada con 25. Sì. E paro, che palle. Ma cazzo, ma perché siete proprio in mezzo? Mannaggia la miseria. Perché sì. Perché no, devo tirarne soltanto uno. Ah, bene, fa pure danno massimo, a posto. Bene così. Ok, quindi sono quindi sono 16 danni e più sono afferrato anch'io, cioè dovrebbe fare la prova, vediamo se mi afferra o no. Quanto la sua afferrare? Ah, vabbè, sì, l'ha preso bene, anche Ada è stata catturata. Sta andando benissimo. Dai, è così. Dai, Dai che stiamo andando di lusso. L'albero è di taglia grande? Enorme? Beh, sì, guarda quanto spazio prende. Grandissimo. Non ha copertura da noi, tranquillo. aspetta, quanto era Constrict? Un di 6, no? Più forza, se non mi ricordo.
Boh, che ne so, dovrebbe essere scritto sulla scheda. Invece non c'è, porca miseria. Del mostro. Ma come? Comunque dovrebbe essere il suo danno da schianto. Ah no, che okay, eccolo, quello delle Eliane devo usare, ok. Ok, 3 più 8 danni prendi, quindi sono 11 danni. 11 danni ti pigli, Sara. Quanto? 11. Ah, ok. Vuoi pensare a questo, che se non avesse quei 40 punti in più non direste, vabbè, ma vabbè. Infatti. Infatti. Ok, Lanlis. Lo carico volando. Praticamente mi piazzo sopra Caleb. Come? In volo. Oh mio Dio. Che cazzo è? E tu non lo vedi, giustamente bambolato, ipnotizzato dalla pianta. Vabbè, e gli meno dico, male. E gli dico, mentre che lo faccio, non c'era bisogno di combattere, ma visto che te la sei presa con un mio amico, e gli faccio... Motherfucker. Motherfucker, veramente. Motherfucker. Sti cazzi di alberi. Questo infatti, è tipo il terzo o quarto albero che incontriamo e dobbiamo abbattere giù a pugni, è allucinante. Non lo so, ce l'hanno no, forse chi ha scritto l'avventura che ce l'ha con gli alberi, non lo so. Con 19 lo prendo. Maledetti alberi. E che coglioni. Come si permettono di trasformare il morso, non lo prendo. Cosa? Scusa. Con 31 sì. Penso di sì. E questo è il primo artiglio. Quindi sono 2 di 6 sono l'altro, no, sono un di 8 gli artigli. Ma porca di quel, ma fare tipo, scusate, e dovrei farlo per ogni mostro in cui mi trasformo. No, quello che voglio dire è fare che intanto ti tiri tutti i T20, poi quelli che passano e fai tutti gli vabbè insieme. Sì, quello giusto, c'è ragione. Ok, questo è il primo. Questo è il secondo artiglio. Mm-hmm. Con 24 prendo. No, aspetta, scusami. Sì. Ho letto male. Ho guardato sotto. Ho avuto un attacco di cuore. Ho detto che cazzo è, come cose. Allora, questo qui è il terzo artiglio. I Willow Wisp, guarda che avevano 26. Detto no, è normale. Allora. Sì, sono grandi di schivare così. E questo è il quarto artiglio. E poi c'è l'attacco di coso di stiglio, di come si chiama, di Giglione. Di caghi anche sopra. Non lo so. Con 20 lo piglio. No. Ok, quindi lo piglio con le quattro artigliate. Ok. A riduzione del danno, sì. Sto coso. Ok, allora te li faccio. Aspetta, scusa, sono danni. Sono danni magici? Ah, sì. Allora se sono magici non contano. Sì, sì, sono danni magici perché ci abbiamo la BP. Allora, okay. Non, okay, allora non ce l'ha. Allora passano la resistenza al danno. Ok, quindi allora sono 4 di 8. Più 7 per 4, 28. 44 per 6 vabbè, che cazzo è colpa mia se è venuto fuori proprio 44. Il primo colpo. Okay, niente, l'hai decespugliata, che ha fatto pure la ceretta brasiliana, però sta lì a gocciolare linfa da tutte le parti, però e con un piede nella fossa, ma ancora... Ancora regge. Ancora regge. Barcollo ma non mollo. Mi piego ma non mi spezzo. Ecco, a posto siamo. Ma ti tagli direttamente. Caleb, vai, fammi un tiro di volontà, vediamo se ti liberi. Vediamo se vuole o no. Dove sta? No. Assolutamente no. Non credo. Perché... Ma che caldo fa? Troppo. Apri la finestra, amore, per favore. Sì. Bene, io mi sono dimenticato del fatto che Ada su a Ferrari c'aveva la CMD più alta di uno, ma vabbè.
Tanto avrebbe preso comunque, non è che dici. Vabbè, se è fatto apposta per far quello, di solito prendono sì. A prescindere. Cioè, poco cazzo. A meno che non tirano veramente non basso tirano sul uno. dado. Allora, quindi, Ada, vedi vista la che la fiammata non le è servita un cazzo, spegne. Ma tanto, siccome sta là per morire, si sfila la cintra, trasforma in un'accetta. Cade! Vabbè, facciamolo, dai. Dai. Tipo colpo di grazia. Addio. Perché veramente un HP gli rimaneva, sti cazzi. Cioè, proprio porca miseria, ma io dovevo lasciarlo con un HP. Te lo giuro. Allora, il totale che è arrivato a 126 luce e 127 danni. Madonna, che sfiga che c'ho, ragazzi. Ok, ben qui. Ucciso. E c'è. Okay. No, ok. Cosa ti grazia? Allora, non posso. Nel momento in cui praticamente la distruggiamo, ok, vedete l'albero che cade, tutte le sue liane, corteccia, si sgretolano, rinsecchiscono, e al suo interno vedete comparire tutti i vari tesori che gli sono stati regalati, diciamo, insieme a una grossa marmaglia di ossa, insieme, chiaramente. Vabbè. Allora, trovate una cotta a metà, l'half plate. Giuseppe, sempre armatura pesante, però quella fatta solo il busto con le spalle. Questo dovete vedere che caspita è. Un brandistocco? Che cazzo? Ah, ok, sì, ho capito. Allora, prendete il brandistocco. Trovate un brandistocco, che praticamente, avete presente i pugnali di Raffaello delle Tartarughe Ninja? Ecco, però immaginateli, anziché a pugnale, su una lancia, su un'asta. Ah, ok. Trovate una pozione, una pergamena e varie gemme. Una pozione o una pulsione? Una pozione. Oh, dai, lo sai che pur siamo tutti terroni, lo sai che cosa volevo dire? Lo so, non ti preoccupare, però mi piaceva dirlo, perché... Te lo dici, certo, vabbè. Sto zitto, infatti. Certo, che nome pulito che c'è in inglese, Ranser, è proprio francese, si vede che è la picca francese, io invece in italiano, brandistocco. Ma sai che l'italiano è sempre... deve distinguere. Sono 8 lettere, manco, sono 7 lettere. Effettivamente con i nomi delle armi l'italiano si distingue parecchio. Cosa ho combinato io qua? Noi come pesce speciale abbiamo lo scazzone. Perfetto. Ed esiste la cosa. Comunque, il totale delle gemme valgono 100, 250, 300. Sono 300 monete d'oro in gemme, 12 monete di platino, 110 monete d'oro, 707 d'argento, 830 di rame. Io adesso devo dire, no? Okay, posso capire che l'avete fatto perché sono diversi tipi di monete, però come se ragazzo me lo devo segnare io mo. Sì, è sempre sono le cose scene. Allora, quello che mi sta chiamando porca. Allora, sono 83 monete d'argento. Intanto facciamo mo voglio veramente vedere quanto caspita sono. Allora, sono 83 d'argento più le 707. Ok. Diviso, vabbè, di 12 sono 16. Più le 110 d'oro. Vabbè, levo anche qui, facciamo così. Avete venuto un totale di 188 monete di platino. Beh, che dire. Che sono cosa? 1800 monete d'oro? Tipo? 1880 monete d'oro sono totale. Buono. Boh, tutto nella borsa dei comunisti che piange. Scrivete tutto lì dentro. Ok, quindi adesso di fronte a voi c'è tutta la galleria, tutta la scalinata che porta giù. Boh, io e Silvano dico,
poteva essere evitato. Beh, non ha voluto. Noi la risposta gliel'avevamo data. Aspetta, chi è che mi risponde? Capisce il Silvano? Ah, in Silvano l'hai detto. Sì. Eh sì, l'ho detto in Silvano. Neanche a me tu sulla No, Ada conosce soltanto le lingue elementali del comune, peccato. Avessi detto in una delle lingue elementali. ma sai, stavo parlando con quello che pensavo essere un essere fatato e quindi ho parlato in Silvano. Giustamente un albero che parla e non siamo della Disney. O è Silvano o è Silvano, cioè non Silvano va in c'è. bagno dopo tutto, dai. Ma perché? Bravissimo. Le tue tre lauree non possono aiutarci. Va bene, Certo. perfetto. Quindi, bene, andiamo allora. Ok. Quindi, allora, entrate. In maniera molto tranquilla, scendete tutta la scalinata, mettetevi intanto nella mappa. Io ve la rendo visibile. Quanto cazzo è Sì, piccola sta perché sono mappa? fenomeni, anziché fare più parti. Sono tanto grosso. Ma di tuciti. Come? Ah, sì, si può fare. Ok, aspetta. Dove cazzo è il coso per Non puoi. ridurmi? Faccio io. Tieni. Grazie. Perché sai cos'è? Il coso per entrarci, per fare qualsiasi cosa, è nascosto Dai puntini, dai sì. punteggi. Quindi col Ok, cazzo spostati che tutti. faccio qualcosa. Che in realtà potrei ridurre di un'ora. No, vabbè, lo faccio solo se mi serve. Che io voglio di cucinare qualcosa. Sono in astinenza da cucina. Voglio Cosa? capire che ho tipo un piccolo problema mio ogni tanto. Ah, ti parte il cuoco provetto, Se faccio l'alberghiero c'è un motivo, no? Vabbè, Nostradamus. allora sì. Vabbè. Cos'è cazzo è sta Stavo per cosa? descrivervelo tutto. Allora, Ah, quindi voi ok. entrate quindi nella stanza della giovine, ok? Nella grotta della giovine. Notate praticamente che i muri di roccia sono praticamente di basalto, ok? Vedete proprio nero carbone queste mura. Sono praticamente incisi Ok. dei simboli che rappresentano praticamente i fiori e delle renne, dei cerbiatti. Durante tutta la fase di scalinata. Ma che Molto bella, carino. molto inerente alla primavera, alla gioia di vita dei minorenni. Ok. Dei minorenni, what? Minorenni. Meno male che non ci sono preti, va allora. Pregi e difetti, Comunque, considerate dicevano. che mentre scendevate, lungo tutta la scalinata, questa lunga scalinata, c'erano ogni volta intermezzati tra questi bassorilievi, comunque che era scolpita anche una figura, sempre di una giovane donna, okay? Ed è praticamente circondata da una serie di pigne. In un'altra figura è lei che si lava i capelli. Quando siete scesi, scusate, la ritrovate. Quindi sul muro a nord. Ovviamente il nord, non sapete dov'è il nord. Aspetta, dove sta qua il coso giù? Eccolo. Il Il nord è nord qui. è qua. Ok, quindi ovviamente allora. Dove si trovano? Qui. Quindi trovate questa figura che si lava i capelli. Ad est, quindi qui. Vedete, che questa figura si siede vicino a una luna crescente, si siede osservando la luna crescente. Il muro a sud invece ha in mano un bouquet di fiori. Invece qui questa figura punta a un simbolo triangolare a forma di il nodo celtico, che indica un nodo celtico. Questo muro ovviamente sembra poi continuare in maniera molto naturale fino a questa scalinata qui. Questa figura qui è il guardiano di questa stanza. Ok?
Okay, vedete questo enorme? Cazzo, c'è un guardiano per ogni stanza. Vedete questo... questo enorme gigante, ok? Vedete che è abbastanza strano perché ha due teste. Oh, cazzo. Posso fare un tiro per capire che cazzo è? Cosa devo tirare? È un umanoide, quindi cos'è? Dovresti fare... No, locale. Locali. Locale. 26. Ok. Allora, la peculiarità di questa razza di giganti è proprio quella di avere due teste. Si chiamano Ettin. Lei è un esemplare femminile. Ok. Oh, santo cielo. Sembra un pochino diversa rispetto agli altri Ettin. Non so se è truccata, se è fatta la... La mele mesh. Fatta la ceretta. Oh Cristo santo. Aspetta. Diciamo che non sembra violenta. Ok? Mentre okay. Si avvicina a voi, chiedendovi in un attimo chi siate. Vedete che una testa vi sta chiedendo chi siate, e l'altra mentre ancora sta battibeccando e continua a litigare. Frattempo. Vabbè. Ok, poi gli rispondo io in gigante. Io sono Lallis, lui è Turion, lui è Caleb e lei è Ada. Siamo qui perché siamo in missione per salvare Baba Yaga. Considera che non si è avvicinata, state. Sì. Benite vi ha ascoltato. Se ne frega praticamente il cazzo. Il fatto che voi il motivo per cui siete qui. Ok. Ci ha chiesto chi siamo. E tu invece chi sei? Io sono la vostra morte. Risponde quella che stava rompendo i coglioni. Considera c'è una testa più grande e una più piccola. Ah. L'altro invece risponde alla più educata, che gli si chiama Gurra Gurra, e che avete una sola occasione per andarvene via. Ma ovvio. Ma... quanta poca pazienza. Ma perché dobbiamo sempre... E non c'è nessun modo per passare di qui pacificamente? Visto che non vogliamo farti del male? Ma comunque dobbiamo proseguire perché dobbiamo salvare Baba Yaga. Se la salvate tornerà a prendersi questo posto e io qui sto studiando, quindi mi dispiace per voi, ma non esiste. Ma aspetta, allora non sei stata messa qui da Baba Yaga? Assolutamente no. E come mai sei qui? Per saperlo, se si può. Si gira di nuovo la testa che sta costantemente a battibeccare. Fatemi tutti un tiro di... per blindness sarebbe di... Ma perché non vogliono mai parlare, porca di... Blindness era tempo o volontà? Non lo so. Blindness... Dipende che cos'è. Perché se tipo è una magia basata sul sight, tipo... Di solito i riflessi, perché i riflessi di chiudere gli occhi, sì. Ah, sì. Sì, tipo gli effetti sulla vista sono così. No, è tempra, sono tempra. Tempra, che ho detto prima, sì. Tempra. Sarà più cosa sul resistere, ok. Dai, poi gioco a casa, raga. Mi chiamo, faccio uno. 22, incredibile, non ci credo. Io ho paura per Ada. Non riesco. Così bassa ce l'ha la tempra. Io ho fatto 3. Ma che cazzo? Io ho fatto 3. Incredibile! Il mago e il bardo che fanno di più. E comunque faccio 3. Ma Ada ha fatto 10. Sì, ma io ho fatto 22 e c'ho 6, ragazzi. Dovrei aumentare effettivamente la tempo. Non è che la puoi aumentare tanto per...
No, okay. Vabbè, ci sono alcune cose che l'aumentano, cioè talenti Ok. anche. In sostanza, niente, no, allora, non lo so se tu hai il coso per riconoscere subito gli incantesimi. Beh, cos'è una Se magia? cecità. Vabbè. Vado, Vabbè, lancio Spellcraft. io le streghe non le so proprio giocare, porca miseria. Insomma, Cazzo, se casto, se casto. a saperlo mi mettevo, vabbè, con 20 la riconosco Sì, che ha voglia. blindness. Cazzo, a saperlo mi tenevo coso, quello per, mi tenevo coso, come si chiama? Counterspell, mannaggia. Vabbè, io ce l'ho, come si chiama? C'ho. Aspetta, Dispel negazione. Magic? Ah no, vabbè, ce l'hai. Ma tu sei, c'hai magia da chierico, Sì, quindi infatti. blindness la togli, cioè. Certo, se la prendo in pieno io non è che posso toglierla. Sì. Sì, lo puoi togliere. Comunque, tirate l'iniziativa piuttosto. Non ho È capito. la Ah, classica domanda, a sì, meno che non guarda, vogliate tenere quella di prima. tiro di forza. Faccio di Ditemi più. voi, volete tirare l'iniziativa? Ok. Ok, si vede il numero? Anche se ho sbagliato a non cliccare il token. Io un pochettino glielo dico, però un po' avete rotto il cazzo. Un po' Sono troppo simpatici. No, si vede o devo si vede. ritirare? Allora, sto giro Ah, tutti i ok. bassi, vedo. Mi si è capito che anche te Ho dicono si è fatto una sbagliato. certa ora. Ho sbagliato a scriverli. Bene, così. Ok, Letin quanto fa? Quanto ha fatto la Letin? 15. Lascio su albero brutto? No, Buono, dai, mi. comincio prima. Comincio prima io, bastardo. Anzi, perché pure il nome è stupido. Ma sti complimenti. Ho già detto 15. Questo è l'albero brutto, l'ho tolto. Sì, ok. Non ho Questo è capito perché mi l'albero brutto. si è duplicato un po' di roba. Aspetta. Ok. Perfetto. Tutti in ordine. L'allisco, cosa fai? Allora, io lo minchia. Aspetta un attimo. Che cazzo è Cosa? successo? Perché non vedo più nessuno nel turn Boh, order? io li vedo tutti. È vero, pure io. Non li vediamo gli Allora, altri, master. vi chiamo io comunque Lanlis, Letin, Gurra, Gurra, Ada, Turion, Caleb. Ok, Letin lì rompe il cazzo. Dopo Letin chi Io, c'è? Ma che Ada. non mi ricordo. Porco. Ci Sì. sei tu? Può essere trasformato in qualcosa? Cosa vuoi diventare? Cioè, o ti trasformo in un umanoide mostruoso di taglia veramente piccola, tiny, però ti darei un più 6 alla destrezza, size, quindi si somma con tutto. Però forse non c'è un cazzo di umanoide mostruoso tiny, dovrò andarli a cercare, è un casino. Altrimenti ti posso trasformare nella musa che ti dicevo di prima. Però tu vuoi attaccare. Sì, con Ada Però tu vuoi attaccare di carico e la sicuro. butto giù. Perché questa ci spara magia. Eh sì. E questa ci spara magie. C'hai perfettamente ragione. Questa ci spara magie. Quindi ti dico una cosa semplicissima. Io carico. Per non saper né leggere né scrivere, carico. Vediamo un attimo, quindi facciamo di nuovo tutti gli attacchi. Certo, potrei farli tutti assieme e vaffanculo e poi li Per calcoliamo quello sul ti stavo momento, no? Che dicendo dici? io. Infatti, c'hai ragione. E quindi faccio altri 5 di 20. Ok, minchia! Vedo una Allora, minaccia di vai, critico. vediamo se mi confermi il critico. Comunque, sono tutti col più 13? Sì, Ok, tutti col più allora, 13, quindi sì. il primo va, il secondo vediamo se me lo confermi. Il terzo non va, il secondo va. No, ma
conta anche il 18 più 13, il 31, quindi sono già quale, l'8? Quello è un 8. No, ah, sì, 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 io sto guardando quella serie. Il primo. Sì, magari sì, se me lo... devi... ho sbagliato. Scusami. Sì, lo confermo. Vabbè, bastava che tiravi semplicemente il 18 per vedere se me lo confermavi o meno. Allora, sì, comunque dicevo, allora... il primo va, il secondo è critico confermato, va a prescindere, il terzo non va, il quarto va, e il quinto... Va? 13, 18, non va. 21. No, aspetta. Non va. Sì, sì, va. Quindi... Ok, quindi vanno tutti tranne il 3. Ok. Quindi praticamente sono 5 attacchi di cui un un'artigliata okay. critica. Va bene. Ok, no. A riduzioni del danno? Ok. Allora ti faccio questi, il morso che è 2 di 6, quindi sono 2 di 6, 3 di 6, 5 di 6, 6 di 6, 7 di 6, madonna, sì perché sono gli attacchi, ok, 7 di 6, aspetta no, c'è qualcosa che non quaglia, 1, 2, ah sì, perché c'è il critico, vero? 7 di 6 più... erano 7 per 5, 35 più altri 7, quindi 42. La madonna. Ma dai, ma guarda quanti 1! Sì, vabbè, ma... cioè... sono sfigato come la merda. Comunque sono 63 danni. Ok. Poi spendo un punto arcano, riduco di un'ora la trasformazione e mi trasformo in un gargoyle quattro braccia e divento di taglia grande. Quindi ti ingrandisco. Sei sicuro che poi di là magari non passi? Magari dalle scalinate poi non passi. Ma okay. Posso rifarlo ancora? Tanto adesso ho 12 ore, cioè poi diventeranno 11 se lo rifaccio, cioè non ti preoccupare. Allora, va bene. Vadi, ora casta, bastardo, casta. Voglio provare. Allora, entrambe le teste, quando vedono che ti trasformi... Allora... Madonna, se caspita di... Io non li so usare proprio, madonna, che fastidio, gli ex, non li so usare. Ah beh, gli ex. Che danno l'attacco d'opportunità gli ex, se li fai so, infatti non le stavo facendo, però non capisco che cazzo è, cioè, io double ex non lo so usare, cioè, capisco che c'ha Devil Eye. Cioè, so che sono 20, ne usi due al prezzo di uno. Quello sono sicuro. Perché c'ha due teste? Uno utilizza un ex e uno utilizza l'altro. Ah, certo, fanno le combo che uso di solito i PG. Basta. Comunque. E poi va di cacol a manetta, bastardo figlio di tro. Tanto mi dà attacco d'opportunità se lo fa, quindi si incula. Sì, grazie. Non vedo la risposta che mi serviva. Ok, fammi un tiro di tempra. Ma quindi mi dà attacco d'opportunità, giusto? Sì. Ok. Tempra, dove cazzo è qua? Speriamo bene. 15, non credo. E invece lo passo. Però lei mi ha dato. Però lei mi ha dato l'attacco d'opportunità. Gli faccio una bella attacco di morso. Considera che. È vero, sono creature toste, ma livelli, perché iniziano adesso con i livelli di classe, ma sono comunque mostri esagerati. Sì, sì, sì. Con 18 non lo prendo. Ok. Visto com'è andata la situazione, comunque fa il... si allontana un po'. Tocca ad Ada. Eh no, scusami, se sta lontana, va bene, attacco d'opportunità non me lo può, non ce l'ho un altro, quindi no. Comunque sì. Niente. Va bene. Ah, da, è di nuovo la solita storia, quindi carico per Piranha Strike e poi Mling Charge.
Perché adesso che c'ho tutto faccio il simpaticone. Però colpi non letali. Beh, colpi non letali, perché è un gigante. No, è perché comunque stava qua. Che dici? Questa stava qua a studiare, non è che colpa. Lei è capitata là in mezzo, dai, peccato. È brutto, ci dà. Vabbè, sì. E ci è attaccato perché vuole difendere questo posto. Alla fine siamo noi gli intrusi qui, dai. 18, 20, 18, 19, 20. La serie di cazzotte ad entrambe le teste. E via. Una sì. Schiaffoni, che buono. Qua da, essendo alto 2 metri, le schiacciate comunque. Sberle. Che comunque la stordiscono, giusto? Sì, perché avevano solo 100 punti. Quindi 18, 20, 19. Sì, praticamente tra me e te, poverina. Schiaffa destra, ma anche è crollata dall'altra parte. Oh sì, morirete! Se consideri che è successo tipo in nemmeno 30 secondi. No, è successo in sì, esattamente 12 secondi. 12 secondi. Meno di 20 secondi. Voi morirete. Sì. No, aspetta. No, 12. No. No. 18. Sì, 18, 18. Sì, perché c'era il turno suo. Che in realtà no, perché sono 6. Perché in realtà è come se tutto avvenisse in contemporanea. No, in ogni turno sono. Eh sì, ogni turno sono 6 secondi. Sì, ogni turno era appena sono 6 secondi. Quindi sì. 6 secondi. 6 secondi. Ed era appena iniziato. Sì, praticamente 6 secondi. Perché ogni personaggio ha 6 secondi di azione alla fine. Però è come se tutto avvenisse in contemporanea, teoricamente. Semplicemente chi agisce per primo, ma poi alla fine. È come per il discorso dei turni delle magie, ti conta tutto il round. Quindi sì, sono 6 secondi. 6 secondi ed è morto. Così. Ed è morto. È morta. Perfetto. Vediamo. E un altro lavoro è fatto. Ok, continuiamo. Ah, aspetta, gli lascio un bigliettino. Cosa ci scrivi? Scusa. Ah, in gigante gli scrivo. E gli scrivo, so che soffri di bipolarismo, che hai due teste effettivamente, sono due teste molto diverse una dall'altra, e so anche che volevi rimanere qui, ma scusami, ma il mondo rischia di perdere totalmente il suo equilibrio perché Baba Yaga non c'è, quindi quindi siamo costretti a salvarla, quindi a menarti. Fortunatamente uno di noi è bravo ed è riuscito a farti svenire. Quindi, scusaci tanto per le sberle, spero non ti facciano troppo male. E niente, immagino alla prossima. Letti, che sta stesa per terra con gli occhi a spirale, la guancia gonfissima, le 5 dita di Ada stampate. Guance gonfissime proprio le guance, cioè proprio gonfiata di botte, con il bigliettino sopra. Lasciata da un cazzo di gargoyle a quattro braccia, che poi dopo diventa ritorno di nuovo un death snatch. Ok, quindi non torni elfo, perché comunque ti devo scrivere. Ok. Ah no, vabbè, torno death snatch. No, mi conviene tornare elfo. Ok, allora. quindi continuate per la strada e prendete, vedete che, diciamo, un po' perché il terreno è molto terroso e quindi le impronte si lasciano facilmente, un po' perché arrivava dalla neve, vedete impronte di zoccoli insieme a impronte di scarpe. E beh, sì. Scarpe? Come se lo stessero accompagnando. Ma la taglia si vede delle taglia scarpe? Media. Cioè, sì. Taglia media? E chi c'è di medio con delle scarpe che accompagnano un centauro? Non abbiamo incontrato umani qui. Ancora. Per il momento. No, che è la strega. Ada, riesci a capire se sono impronte femminili o maschili? Cioè, capisco che tu non sei Ada proprio... Ada, ci poggia mentre il piede vicino, cioè, sì. Vedete che nonostante il piede di Ada sia di 4-5 misure più grandi, di una donna molto giovane, direi,
Ok. Potrebbe essere la strega. Beh, se... E quindi dalla parte dei centauri che hanno rincorso la magia di Baba Yaga? O semplicemente non sa degli avvenimenti della guerra. È possibile. Boh, andiamo avanti, direi, allora. Okay. Nel momento in cui camminate verso il corridoio, chi va per primo? Queste sono quelle domande che uno capisce che è fottuto praticamente, chi va per primo. Ok. Io guardo Turion e Ada, cioè... ragazzi... Non di nuovo. Uno dei due? Chi è il più tozzo? Uno è un comodino. È appunto. È una caffettiera. E c'ha appunto. Lo scudo, quindi può anche bloccare il passaggio. Vieni qua. Appunto. Io volo, quindi me ne fotte il cazzo. Ada può scavalcare Turion, non è un problema. Sì, vabbè, cazzo. È alto un metro e tanta voglia di crescere. Ada è alta più di 2 metri e 10, quindi... Comunque, ragazzi, ma faccio... questo lo dico davvero. Ma faccio più schifo in questa forma o nell'altra? Riprendosi Algar quello a quattro braccia. Sì, e questo... Ho abbastanza schifo tutte e due. Sì? Mm-mm. Ok. Allora va bene. Però... Beh, potrei trasformarmi se volete, potrei trasformarmi in una musa. Però... potrebbe essere un po' sconvolgente... Vorresti trasformarti in una musa? Non saresti comunque il mio tipo. Ok. Vabbè, dai. Io ho paura. Caleb, vorresti diventare una musa? Io ho paura, ripeto. Vorresti avere le tette? Quello sì. Come sì? Dai. Cosa? Vorresti avere le tette? Il filo importante del discorso. Sì. Sì, rimane comunque la domanda del chi va, qual è l'ordine? Sì, infatti. Beh, appunto, vabbè, Ambarabacci Cicocco, tre civette. Vabbè, dai, Trade e Turion. Ok. Chi si è il cazzotto al muro crolla per prima. Cioè, ragazzi, io ho 84 punti ferita, cioè sono il primo che muoio se vado per primo. Ok, Turion, quale dado quale vuoi? Uno o due? Uno. Vai per primo. Cazzo. No, giusto, aspetta, ti ho detto uno, vai giusto. Per primo. Ma... Non funziona di Ada, non c'è la moneta. Vai. Testa grossa. Scusa, se io dico testa, mi punta a testa. Per primo. Ah, ok, vabbè. Mi butto, minchia, non vedo il mio PG, dove sì, ma c'è qualcosa di... Dopo Ada. Ah, ma porco di quel cane. Poi dietro Ada chi va? Lido. Dietro Ada io. Caleb a coprire le retrovie. Perfetto. Ok. Allora, camminando per le scale, notate che più vi avvicinate verso il fondo, più vi sembra che il fondo diventi sempre più blu. E non è il cielo. L'ho visto già di adesso. Raga, o c'è dell'acqua o siamo a Scampia. Cosa? Stiamo scendendo. Cosa? Forse un pochino troppo. Cosa? Praticamente quello che avete di fronte è un gigante di ghiaccio. E che palle. E vabbè, è il fuoco. E vabbè, tanto lo vedete, vedete, sta mezzo costretto, che non vi abbiamo ancora visto perché sta tipo schiacciato sul muro. Ma come cazzo ci sta qui dentro, figa? La domanda non è come ci... Cosa ci fa qui dentro? Che questo posto è palesemente non per lui. Sì, appunto, ma è costretto, cioè... Ma che cazzo? Secondo me è rimasto incastrato. Appunto, anche secondo me. Ada, sei vicino all'Alice. Te l'avevo detto che non era molto lontano. Quel figlio di puttana me la pagherà per avermi svegliato quella notte. Cosa? Sono sicuro che quello che ha evocato i demoni sia qui, quindi... vabbè, ma perché non è detto che sia lui, dai? Erdia ci ha detto che quel tipo
evocava i demoni e si sono alleati con quei giganti di ghiaccio. Un centauro. I giganti di ghiaccio. Ah, tu dici che questo se l'è portato dietro ed è rimasto qui bloccato e l'hanno lasciato qui. Sì, qual è il miglior modo di chiudere un corridoio se non con un muro umano? Quando mi dice guarda comunque Turion. Però mi fa pena. Vabbè, che facciamo? Magari è rimasto davvero incastrato. E che facciamo? Lo uccidiamo. Tanto no. Questo è comunque un intruso, quindi... Aspetta, ma magari riusciamo a... Che ne so... Ci vuoi passare sotto? No! Che schifo! Magari sopra. Però, no, il discorso è che... preferisco aria più pulita. Ma il discorso è che... Cioè, magari aiutandolo, lui... Magari, cioè, riusciamo a convincerlo a passare dalla nostra parte. Ci hanno attaccato un'ortalia di... Sì, non so perché poi mi sono corretto. Un'ortalia di hanno attaccato la casa. Ok? E noi siamo usciti dalla casa. E se arrivano qui e devastano tutto? Magari ha ricevuto degli ordini, che ne sai? Magari a lui non gliene frega manco un cazzo. Ok, allora domanda più importante. Perché quell'Etina ha cacato il cacchio a noi e non a quello? Cioè, penso che tu lo vedi se un gigante di ghiaccio scende da una scalinata. E che cazzo ne so io? Le chiedi a Letin. Ah no, sta dormendo. Beh, c'è solo una risposta a tutto questo. L'hanno evocato. Così, no? Che si chiamano. Hanno evocato il gigante del ghiaccio. Senti, tu sai come funziona la magia. Io non ho idea. Cioè... No, aspetta un attimo. Effettivamente, Master, no, conoscenze di qualcosa, sapienza magica, non lo so. Si può evocare un gigante del ghiaccio? Perché non mi viene in mente nessun incantesimo. C'è un incantesimo che si chiama teletrasporto. Ah, ok, è stato teletrasportato. Sì, dall'altra parte. Tu pensa questo quanta strada si è fatta. Okay. Sì, infatti. Io ci penso su e dico ad Ada... Credo che sia stato teletrasportato qui da un altro posto. Quindi magari è qui anche che non lo voleva. Quindi magari è l'ultimo degli sfigati. Bene, quindi questo vuol dire che oltre a quel tipo che è stato che è 200 anni che sta bloccato nella casa a impedire gli intrusi di entrare ma non di uscire, ci abbiamo anche quell'Etin che fa più o meno la stessa cosa, che impedisce alla gente di entrare ma non di uscire. Bene così. Questo mondo, questo posto è strano, non è normale. Ma ti sembra che tutto quello legato a Baba Yaga sia normale? E su questo c'è ragione. Pensa solo alla casa. Pensa solo alla casa, cazzo, c'ha le zampe di gallina. Vabbè dai. Ok, buttiamo giù quel coso. Ascolta, ma siamo sicuri? Ma non possiamo magari farci due chiacchiere prima e cercare di convincerlo a fare il bravo, non lo so, a ravvedersi? Perché dobbiamo distruggere tutto quello che tocchiamo? Ah, puoi provarci. È detto da un Death Snatcher. Ah, puoi provare a parlarci. Tanto, infatti ti guardo. Tanto sta venendo verso di noi. Veramente. Se vuoi parlarci, accomodati pure. Come cazzo fa a passare qui dentro? Sì, cammina di lato. Quindi a meno 2 alla scia, meno 2 a colpire. Che bello. Meno 4 perché di taglia enorme. Minchia, praticamente non ce la fa. Arriva, scusi, arriva il nano stretto dialetto lanico. Mi scusi, la vedo in una situazione molto complicata. Cioè, potremmo parlarne invece di passare anche su di lei, magari. Che già Letin già è lì che si sta facendo una bella dormita. Non so se anche lei. Non lo so, poi dipende dalla nostra Ada se va solo nel mondo dei sogni dei giganti o nel paradiso dei giganti o nell'inferno dei giganti. Non lo so come si è comportata in vita lei. Ada sta comunque per mandarlo per andare a fuoco, visto che comunque l'ultimo incontro che hanno avuto è stato quello che lei è quasi morta. Non è ricordato. Madonna, poi arriva il nano in stretto dialetto, pelato e tutta. Cioè... noi siamo venuti qui non per causare... Per combattere e distruggere tutto quello che incontriamo. Siamo venuti qui per cercare alleati. Perché questo mondo rischia di cadere. Tutto l'equilibrio di questo mondo.
Niente, si sta vicino, non risponde no. Il tizio. Vedete soltanto che sta guardando, prendete minaccioso, vedete che vedete il braccio con l'asci che fa su e giù perché si sta muovendo più o meno così. Ok. Cercando di raggiungere. Ada. Ada. E c'è Turion prima. Anda tu da vero. Quanto è alto? Quanto è alto? E lui sta bello stretto qui dentro, quindi... No, dico di altezza. Ah, di altezza, dico. 15 piedi. Quindi tre caselle. Voi vedete, lui sta stretto stretto. Oh, posso volare! Lui sta stretto stretto. Vabbè, in ordine di iniziativa... Turion! C'è prima l'Anlis. Tiriamo iniziativa. Quindi, volete mantenere carichiamo l'iniziativa di prima oppure volete tirare l'iniziativa? Ditemi voi. Cioè, io avrei fatto la carica combinata. Io ho fatto la carica ignorante. Tutti, e vediamo dietro Caleb che rimane indietro. E... tutti è un po' dura. Carico con l'arco. Non c'è lo spazio per Ada. Allora, se tu voli e rimani alto, c'è lo spazio. Poi Ada ti butta tipo Superman. A pesce. Ok, va bene. Allora va bene, dai. Carica combinata ignorantissima. Sì, ma non dura, poverino. Mi sa che... Guarda, è che, vabbè, è ragazzi, che Turion fa solo dire un attacco. Perché tu fai tutti gli attacchi secondari e Ada sì, lo scarica di completo. No, non sono neanche attacchi secondari, sono tutti primari. E vabbè. Vabbè, facciamo ignorante. Veramente carica ignorante? E facciamo l'ignorante, che ti devo dire, dai. Guarda, non so neanche se tirare i cazzo di danni. Io sinceramente tirerei soltanto per vedere quanti guarda, colpiscono. Tanto... cioè, non so quanti punti di vita sto coso. Ok, il primo non colpisce. Mica, faccio schifo. Eh sì. Sono tutti più 13, sono tutti, tutti più 13. Allora, considera che comunque tanto col meno 4 è tutto, allora vediamo. Allora, il secondo non colpisce. Ah, vero, c'è meno 4 sì a allora, Raciante. Il secondo non colpisce, il terzo colpisce. Quindi, di conseguenza, il quarto non colpisce, il quinto non colpisce, l'ultimo colpisce. Quinto? Due attacchi colpiscono. Ok, due attacchi, va bene, dai. E vabbè, io gli faccio... Vai Turion, la bellezza tu di 2 di 6 più vai, carica 14. Ignorante anche tu, dai. Tanto stiamo girando tutti insieme. Beh, dai, questa volta i danni li ho tirati alti, i dadi, dai. Tiro il dado e basta. Era detto un solo attacco. Cioè, sì, prende pure, dai. Dai. Ha fatto 31. Non prendevo così bestemmiato. Okay, adesso tocca ad Ada. Infatti. Intanto già... vabbè, Ada, non ci stiamo a fare niente. Allora, più 20... Sì, ma scula anche per il tiro per colpire, perdonami, perché... cioè, io lì ho fatto 1, 3, 6, 3, 5... Praticamente la maggior parte sotto la media. Cazzo! Oh, non scelgo io di fare i danni, eh. Cioè, nel senso... So, cioè, addirittura ha fatto anche due danni critici, non per... Vabbè, è morto. Incredibilmente? No. No? Vabbè, però non è che sta messo bene, ci sia chiaro. Sì, infatti, vabbè... yeah, non gli è morto. Credo che... siamo tutti a... io sono praticamente... Siamo uno sull'altro, praticamente. Ah, da niente sta a terra. Si è conficcata con i funghi. Sì, se divento il gargoyle, no, ma non mi conviene. Dai, tu hai afferrato Ade. Dai, Caleb, tocca a te. Caleb, davanti c'ha di tutto, Caleb, lo vede. Ma riesco a sfrecciare quel coso senza... guarda, lui c'ha un meno 4 alla classe armatura. Noi copertura gli diamo un più 2, quindi diventa solo uno. Cioè... ok, c'è ancora in vantaggio, amore. Niente. Aspetta, ma entro quanto sei di distanza? No, più che altro se ce l'ha vista. Da qua dovresti averla vista. Qua. No. Beh, mettiti entro 9 metri, così c'è più uno a colpire, più uno ai danni. Qua sì, dovrebbe andare bene. Cos'era? La freccia di Caleb che stava caricando. Tipo ultrasonica, che cazzo era? No, colpisce. No, aspetta.
Sì, colpisce. 20. 20. Colpisce, no, anche senza quello, comunque colpisce. Ok, buono. Sono 8 danni, perché se dimenticate sì, sicuro sì, del tranquillo, del point black shot. No, sono sì, entro 9 metri. Ah, sì. Più uno a colpire, più nei danni. Lo so, ma non è che me lo sono insegnato di sì. È morto. Complimenti. Grazie. È arrivata una freccia qua in testa, praticamente presente il punto spillo che mancava. Oh ragazzi, testimoni tutti, la possibilità di arrendersi gliel'abbiamo data. Sì. No? Sì. Lui ha voluto combattere lo stesso perché è un cretino. Già, intanto vedete che si sta sciogliendo. Certo, per fortuna che si sciolgono, Altrimenti se... Cazzo. Sì, appunto, cioè, fosse rimasto lì... Sarebbe stato un po' un problema. Cioè, sarebbe stata comica a spingere. Vabbè, vi portavo Sì, ma dovevamo toglierlo di mezzo. Vabbè, ma passavamo sopra. Anche? Sì, va bene. E cadeva per terra, ci passavamo sopra, sì. No? Non è che... Amore, non è che 15 piedi in larghezza. Capito, però insomma ti devi arrampicare sul corpo di volo! Volo! Voli! E ti porto io! Ah, ti facciamo lanciare da faccio ridere il volo! Va bene, dai, andiamo. Ok. Io volerò. Quando si scioglie, notate che ci... e lascia, benente, dei bracciali in argento e rame finemente dettagliati. Yoink. Che cosa sono? No, semplici bracciali. Ah, ok, non sono magici. No. Semplici bracciali. Okay. Vabbè, posso fare un tiro di valutare. Valgono 350 monete d'oro l'uno. Ok, non lo dico direttamente. Va bene. Ok, dovete fare? Volete proseguire sulla... Vabbè, che cazzo dobbiamo fare? Bella domanda. Turion. Dica. Vai. Che devo fare? C'è una porta. Fare il muro. Ah, c'è una porta qui. Sì, che c'è di nuovo? Andiamo di nuovo. Non vedo niente, però andiamo di nuovo. No, non andare lì, c'è la porta qui. Ok, non lo vedevo, sai com'è. Infatti anch'io l'ho fatto. Ci ho messo un po' a vedere. Chi si mette io. A capire? Ok. Meglio non io. Io non io. Dote di percezione. Percere che non percepisci. Ci prova. No, il punto è che ci fatemi, prova. Fatemi tutti un tiro di percezione. Non riesci. 15. Ecco. Ah no, stavolta sì. Io ho 5 di percezione. Ok, l'Alice ci ha provato. Ma io non sento niente, ragazzi. E l'altra... No, questo va ritirato. L'unica cosa è che... ho... ho scente, ragazzi. Ok. Per terra... Caleb e Ada trovano due chiavi. Sono chiavi abbastanza grezze. In che senso? Sono arrugginite? Non sono lavorate in maniera eccezionale. Come anche, okay. Anche le porte. Ok. E apriamo ste porte. Aspetta, qualcuno veda se dall'altra parte sente rumori, no? Tiro un attimo di percezione. Vabbè, adesso il tiro praticamente non è cambiato. Infatti. Vabbè, il mio tiro nemmeno.
Oh, ma ce la so pigliare che... Minchia. Beh, mi avete tirato tutti i percezioni. Chi soltanto vado avvicina l'orecchio per capire. Io non tiro, che è meglio. Comunque nessuno sente nulla dall'altra parte. Okay. Apriamo. Apriamo. Aprite. Siccome... Io sono subito dietro. Okay, siccome però si è fatto per niente mezzanotte. Io sono retro. E beh, direi che vi lascio. Vi lascio così. Sulle spine. Ok, con la. Con la suspense. Sotto quel cazzo di docce, da quanto tempo che ci sono? Che cazzo dici? C'è gente in quel bagno da quando abbiamo cominciato a giocare. E niente.